Siamo partiti da Caldè, abbiamo attraversato Supieggio, quindi abbiamo costeggiato fino alle isole dei Castelli di Cammero, da qui abbiamo riattraversato sulla costa lombarda Maccagno, da Maccagno abbiamo costeggiato fino a Pino Maggiore, da Pino Maggiore abbiamo fatto una traversata sulle isole di Brissago dove abbiamo fatto tappa. Isole di Brissago che si trovano in Svizzera, quindi dalle isole di Brissago abbiamo riattraversato, abbiamo passato il confine, siamo entrati in Italia, stiamo costeggiando su Cannobio, quindi di nuovo ai Castelli di Cammero, dove abbiamo attraversato su Germignaga. Da Germignaga, costeggiando, siamo rientrati alla base a Caldè. Appena finito di nevicare, c'è la neve sulle colline e ora attraversiamo il lago puntando al campanile bianco che vediamo di fronte. Siamo in mezzo al lago. Eccoci sulla sponda piemontese del lago. Le colline imbiancate di neve. Noi siamo partiti da là. A gennaio con sto freddo non c'è nessuno. Eccoci su Maccagno. Davanti a noi le isole di Brissago, la nostra tappa, giornata fredda che non ha mai mollato. Sull'isola di Brissago io mi sono già cambiato. Io no, perché sto benissimo nella muta stagna. Io con la stagna. Mi ha tirato sulle canoe. Un po' di cose a stendere. Adesso ci facciamo un giretto dell'isola. Una vecchia chiesa. Chissà che fiori sono questi. Questa pianta che fiorisce d'inverno. Ci siamo organizzati per il bivacco. È passata una splendida notte. Direi anche secca, freddina, ma stando dentro la tenda nel sacco a pelo si stava bene. Stanotte è andato leggermente sotto zero, come vedete un po' ghiacciata l'interno del sottotetto. Ecco, Marco
a un'organizzazione impeccabile come sempre. Mi spiace per il tempo, ma lì non ho potuto farci niente. È un taglio mirato. Pronti per imbarcarci. Oggi per fortuna un po' di sole. Andiamo a visitare l'isola maggiore, la villa e il parco botanico. La gnocca e il gnocco. Cerchiamo di non bagnarci i piedi. Un ultimo sguardo alle isole di Brissago. Io per motivi di sicurezza sto sotto riva, soprattutto d'inverno. E questo, ciao, si sta bene, ciao, il paese di Brissago. Eccoci al confine tra Italia e Svizzera. Adesso dal castello attraversiamo il lago passando dalla sponda piemontese a quella lombarda. Eccoci quasi sull'altra sponda, Luino. E dietro quel promontorio c'è Caldè, dove abbiamo la macchina. Ultime pagaiate. Il sole sta tramontando, ma siamo quasi arrivati. Ancora un paio di chilometri. Eccoci arrivati. Stanchi ma felici.
incredibile che stia tutto dentro la canoa.